Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto per chi è nuovo nel canale. Siccome ragazzi, fortunatamente posso dire, e finalmente ho trovato uno dei miei account che neanche a me andava questa duplicazione in solo, ciò cosa vuol dire? Che quando facevo l'ultimo step mi rimaneva la LG. Quindi ho dato di matto e ho continuato a smanettare finché non ho trovato l'after patch, diciamo, e far duplicare tutti quanti voi. E in più ragazzi vi posso dire che non serviranno le targhe personalizzate, quindi iniziamo con i requisiti. Base operativa con all'interno nel primo slot la Easy e nel secondo slot ragazzi il veicolo da sacrificare, e nel terzo slot bisogna mettere il veicolo da cui prendere la targa, che poi andremo a sostituire a ogni duplicazione. A questo punto ci servirà il CEO ragazzi, con almeno il piano 1, che sia vuoto che sia pieno a noi non ce ne frega una ciolla, l'importante è che avete il CEO con il piano 1. Vi servirà il COM ragazzi, col deposito veicolo all'interno, e vi consiglio di mettere già una LG. Ovviamente la base raga dovrà essere piena di veicoli. Quindi a questo punto ragazzi non ci resterà altro che salire come sempre sulla Easy, che è nel primo slot. A questo punto dovremmo cliccare freccia a sinistra, entrare dentro l'Avenger, fare una qualsiasi modifica ragazzi, dopodiché uscire dall'Avenger facendo esci dall'Avenger, mi raccomando, fondamentale. A questo punto ci sarà un breve caricamento e spawneremo all'interno della base operativa. Scenderemo dalla Issi, risaliamo sulla Issi ragazzi e usciamo dalla base con la Issi. A questo punto ragazzi, una volta fuori, scendiamo dalla Easy, mandiamo al deposito la Easy e entriamo dentro la base operativa a piedi. Una volta che siamo rientrati dentro la base dovremo riandare regà dalla nostra amica Easy, ma prima di salire sulla Easy cosa dobbiamo andare a fare? Dovremmo andare a sostituire la seconda LG, quindi il secondo veicolo che andiamo a perdere. Io vi consiglio di andare su San Andreas, andare su Tre Porte e andare a prendere questo veicolo che è gratis ragazzi. Quindi una volta che l'abbiamo comprato lo andiamo a sostituire con la LG che sta nel secondo slot. A questo punto, una volta comprata e sostituita la LG ragazzi, non ci sarà più la macchina perché dobbiamo aspettare che arriva. Noi nel frattempo saliamo sulla Easy e schiacciamo freccia a sinistra per entrare nell'Avenger ragazzi. A questo punto, una volta che siamo nell'Avenger, come al solito andremo a fare una solita modifica e facciamo esci dall'Avenger. Una volta che respawniamo regà dentro la base operativa, risaliamo sulla Easy e usciamo dalla base. A questo punto, una volta fuori dalla base operativa, dovremo andare a recuperare il solito veicolo del civile ragazzi. Per chi ha la base come ce l'ho io ragazzi, io vi sconsiglio di fare questo glitch prima di spostare la base. Cioè spostatevi la base e fatelo con un'altra base, perché il veicolo spawna lontano e poi quando dobbiamo andare a completare il glitch con il COM spawna ancora più lontano. Quindi a questo punto prendiamo il veicolo e una volta che abbiamo preso il veicolo del civile mandiamo al deposito la nostra Easy. A questo punto non ci resterà altro che tornare all'interno della base operativa con il veicolo del civile. Intanto ragazzi, se vi servono aggiunte dell'Axo o volete un account moddato a prezzi bassissimi, approfittatene perché fra qualche giorno le promozioni finiranno. Quindi regà, a questo punto, una volta arrivati dalla base che deve essere piena, ci stiamo fermi su questo messaggio per circa 5 o 7 secondi, dopodiché accettiamo il messaggio. A questo punto ragazzi inizia il bello, nel senso la gente inizia a avere problemi in questo glitch da qua in poi, perché fino a qua tutto nella norma. Ho cambiato due cose, ho aggiunto una cosa all'inizio, sembrano delle cazzate ma è fondamentale per far funzionare il glitch. Quindi una volta che siamo all'interno della base andiamo sul veicolo, quello secondo slot, e dopo qualche secondo andiamo a rifiutare il messaggio di sostituzione, quindi non andiamo a sostituire nulla, bruceremo il veicolo del civile. A questo punto saliamo sulla nostra Easy ragazzi e spammiamo freccia sinistra.
A questo punto dovremmo spawnare a piedi dentro l'Avenger. Se questo non succede, vuol dire che avete sbagliato qualcosa al 100%. Adesso dobbiamo andare dalla porticina, ragazzi, per entrare nell'abitacolo e stiamo fermi dai 5-7 secondi su questo messaggio in alto a sinistra. Dopodiché clicchiamo entra nell'abitacolo, ci farà questa schermata nera per un secondo, dopodiché aspetteremo che ci butterà fuori sia dall'Avenger, ragazzi, che dalla base operativa. Quando usciremo dalla base operativa saremo in una base a caso, è tutto normale. Adesso, raga, la pace sta proprio qui. Per fare funzionare a tutti iniziamo a cambiare determinate cose. Obbligatoriamente, raga, CEO e Buzzard. Perché a certe persone, se usano lo Sparrow o fanno il teletrasporto, non riescono a fare la duplicazione. Si smodda tutto il glitch, si sminchia tutto quanto. Quindi a questo punto non ci resterà altro che andare con il Buzzard dal nostro CEO, ragazzi. Vi velocizzo un pochettino la clip. A questo punto, ragazzi, seconda patch nel glitch. Che ovviamente tramite ragazzi che hanno fatto test e vocifere di varie persone sono riuscito a trovare la patch perfetta. Quindi una volta che siamo arrivati dal CEO con il Buzzard, ragazzi, andremo a richiamare il nostro veicolo personale, che sarebbe quello che è nella base operativa nel secondo slot che abbiamo sostituito all'inizio del glitch. Quindi a questo punto, quando spawna il veicolo in mappa, guardate bene in basso a sinistra, ci richiamo dal CEO, ma entreremo a piedi dalla porta principale, ragazzi. A questo punto, una volta in questa schermata, dovremo cliccare su entra nell'ufficio. Quindi una volta che poi saremo spawnati, ragazzi, dentro il nostro ufficio, non ci resterà altro che girarci all'indietro, entrare nell'ascensore e fare entra nel piano 1. Non è importante se è pieno, non è importante se è vuoto, quello non ce ne frega assolutamente nulla. Quindi a sto punto, una volta entrati nell'ascensore, ci sarà il breve caricamento, si buggerà la Madonna con tutti i santi, ragazzi, e saremo all'interno della base operativa. State fermi finché in basso a destra non vi sparisce la scritta inizializzazione, ragazzi. A volte quella scritta è un po' più lunga, quindi finché non sparisce quella scritta voi non vi dovete muovere. A questo punto salite sulla vostra ISI e una volta che siete sulla vostra ISI dovete fare una modifica in modalità flash. Quindi guardate bene, ve lo faccio vedere una volta veloce perché tanto è semplice. Schiaccio freccia a destra e faccio immediatamente una modifica. Mi raccomando, ragazzi, non schiacciate freccia a sinistra, freccia a destra. E a sto punto, sbada bam, regà, avremo duplicato la ISI e l'avremo fatto in una maniera 100% funzionante. Adesso ci sarà il problema che la targa è uguale, ma niente di impossibile. Saliamo sul terzo veicolo, clicchiamo una volta freccia a destra. Una volta che siamo dentro la macchina che ci darà la targa, facciamo una qualsiasi modifica, ragazzi, è uguale quale modifica fate, io faccio sempre i freni per comodità. E a questo punto facciamo esci dal veicolo. Una volta fatto esci dal veicolo, saliamo sulla ISI, ragazzi, e una volta che siamo sulla ISI, guardate bene la targa che inizia con 88, usciamo dalla base e sbada bam, avremo cambiato la targa alla nostra ISI, avremo fatto la duplicazione con la ISI pulita. Adesso ci richiamiamo, ragazzi, il nostro COM e andiamo a salvare il veicolo. Raga, intanto vi voglio informare che il 13, salvo complicazioni, cercherò di essere in live per guardare tutti assieme questa minchiata di aggiornamento che faranno, perché so già che non sarà un DLC, sarà un altro aggiornamento del cazzo. Comunque sì, vi voglio anche consigliare, come ben vedete, uno sbattone salvare ogni volta la ISI con questa base. Se volete farvelo, cambiatevi la base che verrà molto più comodo, glitch, sarà molto più veloce. Quindi una volta la com, diciamo freccia a destra, ragazzi, andiamo a sostituire la LG che avevamo messo a inizio glitch, che vi ho detto di mettere.
In questa maniera ci sarà già una LG al posto della IC duplicata, così non dovremo poi ricomprarla dopo. Se volete continuare a duplicare, ragazzi, è fondamentale cambiate direttamente sessione con il rientro in base operativa, in modo tale da sbaggare tutto quanto, far rifunzionare tutto nella maniera corretta e essere già dentro la base, che vi viene molto più comodo. Quindi a sto punto un altro consiglio che vi voglio dare, che secondo me è obbligatorio farlo, raga, perché sennò non ha senso il glitch. La seconda che vedete era il veicolo che stava dentro il COM, che abbiamo sostituito una volta che abbiamo inserito la IC all'interno. Invece, raga, la terza macchina, che è quella che abbiamo usato per prendere la targa, dovete per forza comprarla e sostituirne una nuova. Mi raccomando, ogni volta che iniziate il glitch, comprate la macchina sul secondo slot. Riguardatevi bene il video e niente, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento se vi è piaciuto il video, attivate tutte le campanelline possibili e immaginabili e alla prossima. Spada bam!